Barbara Palombelli, rischia grosso. Il pubblico insorge. Barbara Palombelli è finita nella bufera, dopo la messa in onda di una delle ultime puntate dello Sportello di Forum. Una frase pronunciata dalla conduttrice, in riferimento ai ripetuti episodi di violenza sulle donne, non è passata inosservata e non è piaciuta a molti. Ma cosa ha detto la moglie di Rutelli? Scendendo nel dettaglio, la Palombelli nel suo programma stava trattando il tema della rabbia e dei comportamenti violenti, in genere. In studio era presente anche la psicologa, Adriana Mazzocchelli. È stato presentato poi il caso di Rosa, che chiedeva la separazione con addebito, a causa delle continue violenze subite negli anni dal marito Mario. Quest'ultimo, nel corso del dibattimento, ha sostenuto che gli episodi violenti sono stati occasionali e sempre in risposta alle provocazioni della moglie. Da quanto emerso, l'uomo sarebbe già stato assolto dalle accuse in sede penale. Mario quindi ha sì accettato la separazione da Rosa, ma non l'addebito. Il polverone è scoppiato nel momento in cui la Palombelli ha presentato ai telespettatori la causa in questione. La giornalista ha parlato di rabbia tra marito e moglie e ha poi ricordato come, nell'ultima settimana, 7 donne siano state uccise da 7 uomini. Barbara ha proseguito, ponendo una domanda. Questi uomini erano completamente fuori di testa? O c'è stato un comportamento esasperante e aggressivo dall'altra parte? Secondo la Palombelli, una domanda lecita da farsi, visto che vanno sempre vagliate tutte le ipotesi, soprattutto in un tribunale. Il video, con le frasi utilizzate dalla conduttrice di Forum, per presentare il caso di Rosa e Mario, in men che non si dica, ha fatto il giro dei social, scatenando il caos. Su Twitter, il nome della Palombelli è nei trending topic. La frase pronunciata è stata ritenuta infelice e fuori luogo, in quanto rischia di colpevolizzare le donne che subiscono violenza. Non solo, rischiano al contrario di giustificare gli uomini che la compiono. Va anche detto che le frasi utilizzate come gancio per dare il via alla storia di Mario e Rosa erano ben lontane dalla verità dei fatti tra i due coniugi. La causa tra i due, infatti, ha visto il giudice dare ragione a Mario, che quindi si è separato dalla moglie senza addebito. Tra lui e Rosa, una sorta di reciproca intolleranza, senza alcuna particolare condotta colpevole da parte di Mario. Per Barbara Palombelli, invece, una vera e propria bufera mediatica. Sui social, molti la attaccano e pochissimi la difendono. Anche la viceministra delle infrastrutture, Teresa Bellanova, l'ha attaccata, sostenendo che, anche solo porsi la domanda, se la violenza sulle donne sia dovuta all'esasperazione dell'uomo, rischia di diventare un alibi pericolosissimo e vergognoso. Dello stesso tenore anche il tweet di Laura Boldrini, che ha definito gravissime le parole della conduttrice, dette, per giunta, in TV. A difendere la Palombelli sono intervenuti invece Anna Maria Bernardini De Pace e Giampiero Mughini. La Bernardini De Pace ha sottolineato come la Palombelli non abbia affatto legittimato il femminicidio, ma ne abbia dato una possibile spiegazione. Inoltre, ha ricordato come la giornalista abbia conoscenze giuridiche di tutto rispetto, a differenza di chi la critica. Mughini, invece, intervenuto su Dagospia, ha dichiarato che la Palombelli ha avuto molto coraggio. Per il momento, la diretta interessata tace. Risponderà alle tante accuse ricevute? I detrattori avranno mal interpretato le sue parole? Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.